mancano gli altri condimenti. Ma certo. Vi sembrava troppo facile? Io voglio fare quel lavoro. Voglio anche io mangiare e sfondarmi. Ciao gente! Dopo questo angolo a buffate che sinceramente mi sta venendo fame, vi faccio questo video dove vi mostro tre prodotti. Veramente li ho già utilizzati, però li rivoglio riutilizzare per la quarta volta insieme a voi, e sto parlando di questi tre prodotti. Il fondotinta di Revlon, questo qui 24 ore, che è adatto per pelli normali fino alle pelli grasse. La All About Matte, la cipria, questa in polvere però cotta, pressata, di Essence. E la spugnetta, questa qui di Kiko. Quindi vi farò vedere come utilizzo questi tre prodotti. Vi lascio al video dell'applicazione e ci vediamo alla fine, dove vi dico un po' di cosette e soprattutto vi dico cosa penso di tutti e tre i prodotti. Ciao a tutte ragazze, sì, questa è la mia pelle, quindi andiamo avanti, che è meglio. Inizio con una crema, in questo caso una crema mattificante, e io utilizzo questa di Rocher. Come secondo prodotto vado a prendere il fondotinta e lo vado ad agitare per l'applicazione. Poi lo andrò ad applicare insieme alla spugnetta di Kiko, in questo caso questa nuova che è uscita adesso. Vado a dosare il prodotto direttamente sulla spugnetta. E tamponando vado a lavorare il prodotto sul viso. In questo caso adesso vi faccio vedere un lato e poi completerò tutto il lavoro per farvi vedere la differenza. Vedete che risultato? Già si vede. Ora vado a completare tutto il lavoro. Lascio riposare il prodotto per qualche secondo e ci vediamo dopo. Per fissare il tutto utilizzo questa cipria di Essence e lo faccio utilizzando questo pennello della Bidelium. E ovviamente fisso sia il viso che il collo. Ok, e questo è tutto il lavoro completato. Ora ve ne parlo e vi dico un po' cosa ne penso di questi tre prodotti. E questo è tutto il video dell'applicazione e di tutti i prodotti che ho utilizzato. Prima però vorrei iniziare con questa nuova crema che ho preso di Yves Rocher, che ci tenevo a utilizzare anche questa insieme a voi. Questa qui praticamente si chiama Sebo Specific, è la crema Peel Perfect. Su questa linea troverete due tipi di creme, questa qui che ho preso io e un'altra che però va utilizzata per la sera. Questa invece è una crema mattutina. Come sempre è un vasetto da 50 ml, il suo colore all'interno è questo verde menta quasi, ha una buonissima profumazione di agrumi, però è molto leggera, non dà fastidio, e la sua consistenza è questa crema praticamente quasi gel. Devo dire che mi piace perché è un tipo di crema che applicandola e massaggiandola soprattutto sentite subito che la pelle sta prendendo questa crema, e soprattutto la crema va a mattificare la pelle. Come base trucco è perfetta, devo dire che mi sta piacendo, poi ve ne parlerò meglio nel dettaglio. Arriviamo alla parte principale, ovvero di questo fondotinta qui della Revlon. Come sapete benissimo, io utilizzo e utilizzavo il fondotinta di Pupa, l'Active Light. Vi lascio il video qui se volete andare a vedere la presentazione e l'applicazione di quel fondotinta. Ammetto che è sempre il mio fondotinta preferito. L'unico problema è che mi sono accorta che mi sta creando lo stesso problema che tante ragazze, mi sta facendo uscire delle imperfezioni, e purtroppo queste imperfezioni escono proprio il giorno dopo che si è utilizzato questo fondotinta, un numero di imperfezioni che sconvolgerebbe qualsiasi persona. Adesso lo utilizzerò ancora di meno, soprattutto quel fondotinta, quando mi servirà di mettere un fondotinta magari per più giorni
utilizzerò questo di Revlon. Allora, questo di Revlon lo trovate in questa confezione, ovviamente sempre da 30 ml, è una confezione in vetro, purtroppo non contiene un dosatore a goccia, è una cosa che a me non piace, però devo dire che forse è meglio così, lo sto rivalutando questa cosa perché controllate quanto prodotto vi rimane. La mia numerazione è la 320, è la True Beige, e la commessa mi voleva dare il numero più alto, che se non sbaglio era il 330. Io però per sicurezza ho voluto prendere questo e ho fatto bene, perché si accorda bene con la mia carnagione. C'è da dire che è molto liquido il prodotto, si stende comunque molto bene, e devo dire che forse preferisco utilizzarlo apposta con la spugnetta che con il pennello. Unica pecca che però devo per forza applicarci sopra una cipria. Secondo me, per il mio tipo di pelle, ci vuole anche un po' di cipria per fissarlo, perché sentite poi verso tarda serata inizia quasi ad appesantirvi il viso, quindi una cipria fissante ci vuole per forza. Comunque, come fondotinta mi sta piacendo, devo dire che non è male. Come secondo prodotto, ovviamente vediamo la parte col quale ho utilizzato questo fondotinta, la spugnetta di Kiko. È uscita adesso in questa collezione estiva che abbiamo, e io vi consiglio di andarla a vedere se vi può interessare, visto che, come sappiamo tutte, oramai quella di Essence purtroppo è fallata. Questa di Kiko invece all'inizio mi ha lasciato un po' titubante, poi ho detto vabbè, la prendo. A vederla sembra quasi la Beauty Blender, invece cambia molto perché ha questo effetto a goccia che poi rientra in fase circolare. Col fatto che ha questa rientranza, comunque si può prendere per bene. Come vedete, due fasi diverse, qui ha una punta e qui ha la parte, diciamo, piatta della spugnetta, perché con la parte a punta potete utilizzarci il correttore, con la parte piatta potete applicarci il fondotinta. Ci potete anche utilizzare il blush in crema, non c'è problema. Come spugnetta mi sta piacendo veramente tanto. Si pulisce, diciamo, bene, non benissimo, ma bene. Altra cosa che c'è da dire è che purtroppo dovete stare attente quando la pulite. Se come me tenete le unghie squadrate e soprattutto appuntite, state attente perché c'è il rischio che la rovinate, quindi in quel caso la spugnetta si può rompere. Secondo me è una spugnetta validissima. Se andavo a mettere il prodotto sulla mano e poi lo prelevavo, sarebbe stato totalmente sbagliato. La spugnetta avrebbe prelevato il prodotto ma non l'avrebbe trasferito sulla pelle. Fate come me, che prendete piano piano delle dosi di fondotinta e piano piano andate a lavorare il fondotinta sulle zone del viso. Ovviamente è un tipo di applicazione dove bisogna starci attente, dare un po' di tempo e non andare di prescia, perché purtroppo, come vi ho detto, penso che l'unica pecca di questa spugnetta è proprio il fatto che preleva bene il prodotto e c'è il rischio che lo fa penetrare dentro se stessa, quindi state attente. Però è comunque una validissima spugnetta e mi piace veramente tanto. Sto pensando di prenderne una di scorta, ora vedo un po'. Ultimo prodotto in questione è questo prodotto qui, la All About Matte di Essence, ovvero la cipria compatta. 2 anni fa, mi sembra, o un anno fa, comunque facciamo un anno fa, ha fatto uscire la Fix & Matte in polvere libera. Adesso Essence l'ha fatto uscire in linea permanente, diminuendo il prodotto e soprattutto presentandola in confezione sempre uguale, cilindrica. In più però, non contenta, l'ha fatto uscire anche in questo modo, ovvero in polvere compatta pressata, che è quella che mi ha incuriosito di più e soprattutto mi ha invogliato di più, perché ho la cipria libera bianca della Make Up For Ever. Sono secoli che ho quella cipria e ancora non mi finisce. Una cosa che però ho sempre riscontrato, che era scomoda da portare in giro, e quindi andavo in giro a cercare sempre un prodotto del genere e non colorato, perché colorato poi c'era il rischio che mi faceva effetto mascherone. Fino a quando però non ho visto che Essence aveva fatto uscire questo prodotto. Devo dire che il prezzo è veramente irrisorio, perché è di 3 euro e qualcosa, 8 grammi di prodotto. La durata è molto valida perché dura 24 mesi e ho deciso di utilizzare questo prodotto con questo pennello qui, questo qui della Bitellum che ho, che è effetto kabuki, è il numero 957. Anche se va a sfaldare la cialda, non la sfalda in modo da
spargere il prodotto a destra e a sinistra. E devo dire che mi piace. All'inizio credevo che era una cipria che andava a schiarire il fondotinta o che soprattutto spegnesse il colore del fondotinta. Invece all'inizio sembra che va quasi a sbiancare il viso, e invece bisogna dargli quel momento per farlo mixare con il fondotinta, ovviamente qualsiasi tipo di fondotinta avete, bisogna dargli quel mezzo minuto e mattifica tutto e fissa veramente bene il prodotto. Sono molto contenta di questo prodotto, poi ovviamente continuerò a provarlo e vediamo se lo metterò tra i preferiti o i non preferiti del mese. Bene, questo era tutto quello che avevo da dire su questi tre prodotti. Spero di esservi stata utile e soprattutto aspetto di sapere voi che cosa ne pensate. Io mi trovo al momento bene. Vi consiglio veramente tanto questa spugnetta, poi è fortissima, cioè mi sto divertendo a giocarci ogni volta. È pure antistress, è fantastica. Fatemi sapere veramente. Aspetto di leggere i vostri commenti. Vi saluto e un bacione. Ciao!